Ragazzi, come va? Allora facciamo un piccolo punto della situazione. Lasciamo stare che adesso è vero e sporca, ok? Guarda sotto, ok? Guarda tutti i vari nuovi punti che sono arrivati. Senza contare queste macchioline qua per tutto il bordo, sia sopra che sotto, piccoli punti, per carità, piccoli puntini, ok? Un'altra cosa nuova è questa qua, adesso ve la faccio vedere. Ah, a proposito, la porta di dietro, attenzione a questo. Dove siete? Devo aspettare che lo devo tirare perché così non si vede. Ecco, guarda, si vede? Si è strappata, è una gomma, chiaro che si strappa, no? Guarda, anche qua. Questa settimana faccio mettere i pannelli. Ho messo lo specchio. Cioè quello che praticamente avevo qui, che è inutile che racconto la storia. Insomma, i punti sono 3 anni e i punti nuovi ovviamente sono venuti fuori. Cioè questo conferma quanto avevo detto a quell'abbellinato là di Asciano. Possibile che venga fuori la ruggine, guarda, impossibile, se vuoi ti copro solo i punti che sono venuti fuori, perché tanto altri non ne verranno. Capito? E questa qui è dopo 3 anni. Tu immagina, vediamo il prossimo anno come sarà. In ogni caso non è oramai più il punto della ruggine, ma il fatto che è da confermare che la macchina sia fatta con materiale decisamente cipettone. E un'altra cosa da dire è che tu, indipendentemente dai lavori che... indipendentemente dai lavori che tu faccia, poi ci sono sempre queste macchie nere che vengono fuori dalla, come si chiama? Dalle guarnizioni, no? Ma ecco, indipendentemente dai lavori che tu faccia per proteggere la vernice, non ha senso, perché la ruggine viene dal metallo, numero uno. Numero due, se considerando che tutto il materiale è usato proprio di quello più scadente, vuol dire che anche se tu proteggi la carrozzeria, se il colore usato ha poco valore, l'umidità passa comunque e quindi dal ferro di sotto ti butta fuori la ruggine e ti spacca il colore, capito? Vabbè, dai, questo era quanto, piccoli punti, piccola critica, niente di che. Per il resto va tutto per il meglio. Ciao Teresa, com'è? Ho messo tutte le tendine, guarda che belle, così che si vede più simpatico. Ho messo le tendine anche qua, guarda che bello. Siccome qua non ho fatto i buchi, allora ho coperto con il pongo. Così. Vediamo se tiene, se non tiene al limite farò un buchino. Un'altra cosa che dovrò fare è quella di, guarda che bella, oggi devo portare queste due giacche a lavare, mi costa più portarle a lavare che non quello che le ho pagate. Ecco, una cosa che devo fare è quella di, perché qua come ben si vede i tergi cristalli puliscono questa zona, ok? Sia una che l'altra, però mi lasciano tutta quest'area dove io qua ho la telecamera scoperta, cioè coperta dallo sporco del vetro. Perché? Perché gli ugelli qui sparano alla Watts, cioè sparano alla Katz. E allora che cosa faccio? Questo qua lo sposto al punto che questo qua riesca a innanzitutto a essere un po' più basso e ad arrivare quantomeno qui così. Noi vediamo lo sporco che si è fatto nella macchina, si può notare anche la sorta di umidità, quindi questa parte qua rimane tutta bella pulita e normale,
mentre la parte più bassa è quella che viene a soffrirne di più. Capito? Torno a ripetere, se il metallo di sotto non è stato coperto, questo fa la ruggine, anche perché la vernice che è stata messa nella considerazione del risparmio più totale, lascia passare l'umidità e quindi la ruggine viene buttata fuori dal metallo sottostante. If you know what I mean. E cos'altro? E niente, va tutto bene. Adesso sembra che la temperatura si abbasserà a meno 10, da questa notte. E noi l'aspettiamo. Ho visto uno che si lamentava delle viti che si erano arrugginite. Welcome on board. Queste auto hanno iniziato il loro decadimento dopo il 2006, perché quelle precedenti erano fatte meglio. So di personaggi che hanno la Hunter che non hanno mai avuto problemi, o comunque molto limitati. Ma con queste ultime è una cosa proprio, insomma, ogni volta devi portarla. Non è per una cosa, è per un'altra. From Russia with Rust. Let's go and buy some bread. Difference. The little pieces, the little gadget. This is what makes a difference. Look. Guarda. This is what makes a difference. Van. Camper. Ok. Andiamo a comprare. Let's buy some bread. Here we go. No what's, no pain. No gain, no. Visione della reception. Resepsia. Le luci sono spente e per il momento per risparmiare. Saving some money. E oggi arriveranno 160 bambini. E quindi per adesso manteniamolo. Per adesso si mantengono le luci spente per il risparmio. Sì, ma per chi deve... Ecco, devo spegnere anche questo. Ecco, visto? Spegno tutto. Oggi mi tocca. È già 2 giorni. Per non arrugginire. Adesso facciamo. E questo? Che cos'è? Ma pensa, guarda, un fungo.
Vai, guarda. Anche qua. Incroyable. Ora facciamo anche questi. Qui ho fatto lo shooting l'altro giorno, no? Da lì saranno 10 metri più o meno. E poi anche qua, che ho sparato ai sia alla latta, che però non l'ho bucata, che a questi barabbati qua. Adesso ne facciamo altri due di shooting. Ne facciamo altre 10. Keep in shape.